Signorina Rossella, c'è il signor Salazar, chiede se lo può ricevere. Ah, digli di entrare e poi va pure a dormire, ci penserò io. Va bene. Prego, si accomodi. Grazie. Ciao, bellissima. Ciao. Le ho rubato un bacio. Sì, gliel'ho rubato. Allora, che cosa c'è? Niente, solo che non è uno dei miei momenti migliori. Immagino che tu ti senta sola perché adesso il tuo fidanzato ha una nuova conquista. Si tratta di questo? O forse Paolo sta adottando la tattica del chiodo scacciachiodo? Ho parlato con il padre di Paolo. Ha bevuto la frottola che gli ho raccontato. Dirà a Francesca quello che si merita. Il padre di Paolo non può fare assolutamente niente perché Francesca si sposerà con Andrea. Sono l'unica persona in grado di toglierti di torno Francesca. Soltanto io posso farlo. E come? Posso fare in modo che Francesca sparisca dalla tua vita, dalla vita di Paolo e da quella di Andrea. E se vuoi sapere come, versami qualcosa da bere e te lo dirò. Isabella, in realtà sono venuto perché desidero chiarire una cosa con te e anche con tuo padre. È una cosa che riguarda la nostra amicizia. Non capisco. Beh, ecco, in poche parole, da alcune cose che mi ha detto, ho capito che lui crede che noi siamo fidanzati. E questo fatto mi mette un po' a disagio. Perché vedi, io... Perché sei sposato? Sposato? No, Isabella, chi ti ha detto una cosa simile? Me l'ha detto Francesca. Mi ha raccontato tutto. Francesca, tu non ragioni. Non puoi andare in giro a dire che Paolo è il padre di Federico. Non ti rendi conto di quali potrebbero essere le conseguenze? Mamma, non voglio continuare a mentire sulla paternità di mio figlio. Il padre di tuo figlio è sposato. Ed è sposato addirittura con la tua futura cognata. O per caso pensi di dirgli questo con la speranza che divorzi? Non voglio che Paolo divorzi. Anche se... Anche se cosa? Anche se credo che Paolo e Rossella si siano separati. Lo so perché me l'ha detto lui. Ah, certo. Certo, ti ha detto così. E tu gli hai creduto. Santo cielo, Francesca, ma come puoi essere tanto ingenua? Te l'ha detto solo perché tu corra tra le sue braccia. Ma come hai potuto credergli? Com'è possibile che tu ti illuda ancora di avere un'opportunità con lui adesso che stai per sposarti? Tu sei matta, completamente matta. Non posso continuare a mentire a Federico, deve sapere. Deve sapere chi è veramente il padre. E anche Paolo ha tutto il diritto di sapere che ha un figlio. Queste idee te le ha messe in testa la suora del collegio, non è vero? Buonasera, signora Clara. È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Ma l'odio è rimasto immutato. Mamma, per favore. Che cosa vuole da me? Sono stato costretto a venire qui perché devo parlare con sua figlia, con Francesca. Non ho proprio niente da dire a mia figlia. È ora fuori da casa mia, in strada. Signora, mi permetta di entrare. Sarebbe spiacevole parlare di certe cose sulla porta di casa. Va bene. La lascerò entrare per evitare uno scandalo con i vicini. Ma le ripeto che non ha niente da dire a mia figlia. Ci ha già rubato tutto quello che avevamo. Non capisco cos'altro voglia ora da noi. Vedo che anche la sua arroganza è immutata.
Io non sono assolutamente un ladro. Ho solo preteso quanto mi doveva. E ora sono qui per mettere bene in chiaro alcune cose. Io sarei sposato. Non è vero, te lo assicuro. Allora, per quale motivo Francesca mi avrebbe mentito? Beh, questo non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma se Francesca crede che io sia sposato, sbaglia. Paolo, io sono l'ultima persona che possa rimproverarti qualcosa. Però ti confesso che sono rimasta molto sorpresa perché tu mi avevi detto di non avere alcun legame. Isabella, io sono stato sincero con te. Ti ho detto di aver avuto una relazione molto importante, ma adesso è finita. Sì, capisco. E perché ti sei sentito in dovere di venirmelo a spiegare? Perché sei una ragazza sensibile, perché ti stimo e ti apprezzo. E francamente non mi sembra giusto che tu ti illuda. Hai paura che mi illuda? No. E come potrei? Ci siamo appena conosciuti. Ah, ma allora... Allora mi sono sbagliato. Meno male, sono contento. Dico sul serio, sono molto contento perché sono sicuro che noi diventeremo grandi amici. Ne sei sicuro? Guarda che certe cose vanno organizzate molto bene. Sai da dove deriva la parola ingegnere? Da ingegno. Tutto viene elaborato qui dentro. E poi credo che sarei capace di fare qualsiasi cosa tu mi chieda pur di compiacerti. Ah, sì? Sì. Anche coinvolgere Francesca in un furto nell'impresa? Sì. Non mi sembra un'idea geniale, ma neanche mi dispiace. Faccio molte cose che non ti dispiacciono. Accidenti, Bruno. Sei di nuovo qui. Le tue visite diventano sempre più frequenti. Sì, hai ragione, ma questa visita è già terminata. Stavo per andare via. Mi ha fatto molto piacere parlare di cose che non riguardano il lavoro. Arrivederci, Bruno. E tieni in esercizio il tuo fertile ingegno. Certo. Ci vediamo. Ciao. Ciao. C'è qualcosa che io non devo sapere? Avete dei segreti? Dei segreti? No. Nel modo più assoluto. Sai, il fatto che Bruno venga qui a trovarti quasi tutti i giorni mi dà un po' da pensare. Che succede, Rossella? Cosa c'è fra voi due? No. No. C'è una cosa che non riesco proprio a capire. Cosa? Perché Alberto è tanto sicuro che Paolo abbia un'altra ragazza? Non so come faccia ad esserne tanto sicuro. Ah, e poi c'è un'altra cosa. Io pensavo... Sta attenta. Sì? Io pensavo che si trattasse di Francesca. Però non può essere lei, perché Francesca sta per sposarsi con Andrea. Sì, ma lo sposa solo per interesse. Beh, non esagerare adesso. Si sposano perché hanno già un figlio. Mi sembra una cosa abbastanza importante. Mamma, lei non lo ama. Voleva avere una certa posizione sociale e siccome ha incontrato Andrea, beh... Tesoro, capisco che tutto questo ti faccia star male. Lo capisco bene, però... Non trovo giusto che tu continui a sperare in un amore impossibile. Andrea non sente niente per te. E inoltre, sarebbe molto meglio se lasciassi il tuo lavoro lì, nell'impresa. Ah, sì, furia! Cioè, dovresti tornare con noi in Spagna. No, non torno in Spagna, non voglio andare via di qui. E non mi importa se hanno un figlio, non me ne importa niente. Lei lo sposa solo per interesse, per i suoi soldi, per il suo nome. Ma non lo ama, lo renderà infelice. E questo non lo posso permettere, mamma. Non lo posso permettere. Lei non ha il diritto di parlarmi così. Non sono stata io a rovinare le cose fra Rossella e Paolo. Senti, Francesca, io ho parlato con Rossella. I rapporti tra lei e Paolo andavano benissimo prima che tu riapparissi nella loro vita. Ne ho abbastanza dei suoi insulti. Mi permetta di dirle, e lo dica anche a Rossella, che mia figlia è una ragazza onesta e presto sposerà Andrea, perché è da molto tempo ormai che ha dimenticato Paolo. È lui che la cerca in continuazione. Mamma! No, Francesca! Non posso permettere che quest'uomo venga qui a mettere in dubbio la tua moralità. Questa è casa mia.
ed esigo il massimo rispetto. Senti, Francesca, se davvero Paolo continua a cercarti, devi tenerlo a distanza. Io ho parlato con Rossella. Tu hai avuto un figlio da Andrea Carvaio e ti sposerai con lui. Perché continui a lavorare nell'impresa? Se fossi una ragazza assennata, avresti già lasciato il tuo impiego. Se continui a lavorare lì, potresti creare un terribile dissidio tra le nostre famiglie. Avevi già provocato una crisi, ma questa volta non ti permetterò di nuocerci ancora. Ti conosco fin troppo bene, Rossella. Puoi mentire a chiunque, ma non a me. Cosa c'è fra te e Bruno? Dimmi la verità. Non c'è assolutamente niente. Stai lavorando troppo con la fantasia. Vedi fantasmi che non esistono. Certo. Conosco Bruno da molto tempo e so che tipo di uomo è. So cosa cerca. E tu sei un'ottima preda. Smettila con queste sciocchezze, Andrea. Ma che idee ti vengono? Ma cosa credi, che sia cieco? Che non mi accorga di come ti guarda e di come ti parla? Non sono tanto stupido. La colpa non è mia se gli uomini mi guardano. No, ma è colpa tua se gli dai corda. Da quando sei arrivata non c'è giorno che Bruno non si faccia vedere in questa casa. Salve, ragazzi. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Sei arrivato nel momento più opportuno. Ciao, papà. C'è qualche messaggio per me? Sì. Marcella e Alfredo sono a Buenos Aires. Ti vogliono vedere. Davvero? Non è possibile, mamma. Perché mi devono maltrattare così? Perché non mi lasciano vivere in pace? Ti ho sempre detto che gli Estrada non erano che delle canaglie, dei ladri, dei profittatori. Per favore, mamma, basta. No, non chiedermi di tacere. Ma non hai visto come ti ha umiliata, come ti ha insultata? Tutto questo, Francesca, mi fa molto male. Ma se ti fa soffrire tanto, aiutami, mamma, è di questo che ho bisogno. Ma come faccio ad aiutarti? Non so proprio come aiutare una persona che si lascia maltrattare e insultare e che continua ad amare un uomo che è riuscito solo a farla soffrire. Quella gente ti disprezza, figliola. Devi dimenticarli una volta per tutte. Non è facile come pensi. Ricorda che ho un figlio. Lui non c'entra. Non devi negare tuo figlio. Però devi avere più dignità e mostrarti superiore agli altri. Ti hanno umiliata fin troppo. È meglio che tu non dica che Federico è figlio di Paolo. Perché sarebbe ancora peggio. Lascia pure che credano che sia figlio di Andrea. Come va, papà? Bene, figliolo. Credevo fossi già a letto. No. Sono rimasto a chiacchierare un po' con Mariangela e con tua madre. Ma visto che sei tornato presto, vorrei parlare anche con te. Certo, volentieri. Dimmi pure. Sono stato a casa di Francesca. E per quale motivo, papà? Perché non posso permettere che quella donna continui a intromettersi nella tua vita. Le ho suggerito di dimettersi dall'impresa. Santo cielo, è assurdo. Non ci posso credere, papà. Io non sono più un bambino. Possibile che non te ne renda conto? Non sopporto che tu faccia queste cose. Perché hai detto a Francesca di dare le dimissioni? Se lavora con me non è un problema. Può fare quello che vuole, è la fidanzata di Andrea e mi sembra che abbia tutti i diritti di lavorare nell'impresa. Se stiamo lì insieme è perché si tratta di una coincidenza e basta. Paolo, ma che cosa sta succedendo? Perché alzi così la voce? Succede che papà si è permesso di mancare di rispetto a Francesca, che è una brava ragazza, onesta, per bene. Non deve più fare una cosa simile. Non capisco perché la difendi tanto. Non ti ho mai sentito parlare così di Rossella. Dovresti trattare bene lei, non una come Francesca, favore, che non lo merita. Per favore, Mariangela, non ti intromettere. Adesso basta, non posso permettere che offendiate Francesca o che le manchiate di rispetto. Va bene, Paolo, va bene, non ti agitare. In effetti, da come stai parlando di Francesca, si direbbe che ne sei ancora innamorato. Non tollero che tu prenda le sue difese.
Per colpa di quella donna hai di nuovo rotto il fidanzamento con Rossella. No, ti sbagli. Con lei è finita perché non ha senso un rapporto senza amore. Io non sono innamorato di Rossella, io amo Francesca. Vuoi capirlo oppure no? Non so più come dirtelo. Io l'amo, anche se adesso sta insieme a un altro uomo. Anche se tra poco si sposerà con Andrea. Non posso ingannare Andrea. Non posso continuare a mentirgli. Io gli voglio bene, però non l'amo. Io amo te, Paolo. E devi sapere che Federico è tuo figlio. Lo devi sapere. Continui ancora a comportarti come un adolescente. Adesso sei un uomo, Paolo. E allora devi onorare sempre la parola data. Ti sei già impegnato con la famiglia Carvaio. Alberto si è sempre comportato correttamente verso di te. O forse questo non ha alcuna importanza? Certo che ha importanza, papà. Non l'ho mai negato. Ma anch'io mi sto comportando correttamente. È possibile che non te ne renda conto? Eh? Questo tu non lo vuoi proprio capire. No. Te lo ripeto ancora una volta. Tra me e Rossella è finita. Voglio che questo sia ben chiaro. Voglio che sia ben chiaro a tutti. Io non amo Rossella. Tra noi è tutto finito. Cos'ha di speciale, Francesca? Non capisco come tu possa preferirla a Rossella. Mi sorprendi. Non mi aspettavo che dicessi una cosa simile, Mariangela. Davvero, mi sorprendi. Sai? Tu sei mia sorella, la persona che ha sempre ascoltato quello che dicevo, le mie confidenze. E ora che ti succede? Qualsiasi cosa io faccia, a te non va bene. Se per caso parlo di Francesca, anche tu sei contro di me. Perché ho capito che donna sia. D'accordo, basta adesso. Non litigate, per favore. Ascoltatemi bene. Io non voglio ingannare nessuno. Ripeto, nessuno. Perciò sia chiaro una volta per tutte. Io sono innamorato di Francesca. Ho cercato di dimenticarla, cerco di dimenticarla, ma non ci riesco. Perciò dovete accettare la realtà, come faccio io. Ora vado a riposare, buonanotte. Paolo. Sì? Tesoro, non hai neanche toccato la colazione. Non ho fame, mamma. Bene. Sentiamo un po'. Cos'hai che ti succede? Ti confesso che sono molto preoccupata per le cose che hai detto ieri sera. Figliolo, com'è possibile che tu sia ancora innamorato di Francesca? Non riesco proprio a capirlo. E allora cosa dovrei fare? Dimmelo. Dovrei mentire a me stesso e a tutti voi. No. Mamma, Francesca è la donna della mia vita, l'amo profondamente. Paolo, per favore. Per favore cosa? Ti giuro che ho cercato di dimenticarla, anche pensando ai problemi che ci sono stati tra le nostre famiglie, ma non ci sono riuscito. Perché non vuoi capire? Non posso capire. Non puoi. No. Mamma, ti sto dicendo che Francesca è la donna della mia vita. L'amo da sempre e non riesco a dimenticarla. È tanto difficile da capire. Perché non cerchi di metterti al mio posto per una volta? Perché non ci provi? E poi adesso sta per sposarsi con Andrea. È una cosa ufficiale e io sono distrutto, mamma, sono distrutto. Figliolo, io vorrei solo che ti rendessi conto che ora Francesca non è innamorata di te. Quella donna ha rovinato la tua vita e continua a farlo. Thank you.
Allora la festa di fidanzamento non si farà all'Hotel Royal. No, purtroppo non è possibile. Per questa sera non hanno sale libere. E anche gli altri posti che ho chiamato per oggi non erano disponibili. Beh, possiamo rinviare a un altro giorno. Rinviare ancora? Ma cosa dici, tesoro? Non sarà necessario, Francesca. Faremo la festa a casa mia, ho già pensato a tutto. Non ho intenzione di rinviare una cosa così importante. Voglio che tutti sappiano che presto ci sposeremo. D'accordo, se vuoi che si faccia a casa tua, sarà così. E poi forse è la scelta migliore. Non dimenticare di portare Federico. Sono sicuro che anche lui sarà molto contento di questa festa. Francesca, questa sera ci fidanziamo e molto presto ci sposeremo, ed è questo che conta. Perlomeno ho la certezza che questa sera si annuncerà il fidanzamento di Andrea. E approfitterò di questa occasione per fare un brindisi di buon augurio per il nostro nuovo progetto. Ti vedo molto contento. Sì, è vero, sono contento e con ragione, figliola. Perché tutte le cose si stanno risolvendo in modo soddisfacente. Tu non lo sai, ma questa sera Andrea presenterà ufficialmente mio nipote. È la cosa più bella che possa succedere a quel bambino. Essere riconosciuto da Andrea. Rossella, mi sembra che tu non sia felice come me. Che cos'hai? Non ho tanti motivi per essere allegra, papà. Perché parli così, tesoro? Adesso siamo sicuri che non c'è più niente tra Paolo e Francesca. Perciò tu dovresti essere contenta. E inoltre, il matrimonio di tuo fratello con Francesca la elimina automaticamente come tua rivale. Sì. Non ci sono dubbi che Andrea e Francesca si sposeranno. Però Paolo continua a essere innamorato di lei. Sono assolutamente sicura di questo, papà. Mamma, non mi importa che abbia un figlio. Davvero, non mi importa che Francesca abbia un figlio, né che il padre sia Andrea o chiunque altro. Io l'amo, l'amo e basta. Francamente, io non riesco a credere che possa esistere un amore così grande come il tuo, che non è stato intaccato né dal tempo, né dalla distanza, né dal... Dall'odio? Sì. L'odio profondo tra Clara e papà. È stata tutta colpa di Clara se io e Francesca non abbiamo potuto sposarci. Sì, sì, lo ricordo bene. L'ha portata via senza darle neanche il tempo di avvertirti. E c'è una cosa ancora più grave. Ah, tu non lo sai. Clara nascondeva tutte le lettere che le mandavo. Non gliele dava. E, logicamente, che cosa poteva pensare Francesca? Ha pensato che non l'amassi più. E così col tempo ha cominciato a dimenticarmi. Che c'è, mamma? Niente. Come niente? Non è vero, sei diventata pallida, non ti senti bene. Allora, che c'è? Io ti devo dire una cosa. Una cosa che ti ho nascosto per tutti questi anni. Ti chiedo solamente di non giudicarmi, d'accordo? Scusa, non capisco, che cosa vuoi dirmi? Alcuni anni fa, Francesca telefonò a casa chiedendo di te. E tuo padre le disse che ti eri sposato con Rossella. No! No, 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 no. Si no. Può sapere perché ridi tanto? No, non è possibile, non ci posso credere. Cosa? Ti vuoi mettere lo smoking per andare alla festa di fidanzamento? Per me è un avvenimento molto importante. Sì, sì, mi rendo conto che è molto importante. Altro che, è importantissimo. È tanto importante che saresti capace di fare qualsiasi cosa pur di poter diventare il proprietario dell'impresa, qualsiasi non cosa. Non lo nego, è verissimo, è il mio grande progetto. Ci vorrà del tempo, ma so che ci riuscirò. Se ne sei così sicuro. Va bene, non discuto. Ti chiedo solo un favore, uno solo.
E spero che tu mi dia ascolto. Cerca di controllarti. Per favore, non te ne uscire con qualche strana battuta su Francesca e Paolo. Evita di fare stupidaggini, intesi? D'accordo, ma invece di darmi dei consigli, perché non ti dai da fare perché Mariangela cada finalmente fra le tue braccia? Non avevi nessun diritto di parlare a Paolo di quella telefonata. E tu non hai nessun diritto di rimproverare la mamma, eh? Nessun diritto. Vorrei una sola giustificazione, una sola, ma non c'è. Non esiste giustificazione per quello che hai fatto a me e a Francesca. Sì, esiste. Quella donna non era adatta a te. Ah, questa poi, ma che cosa ne puoi sapere tu se era o non era adatta a me, papà? Francesca mi cercava disperatamente. E tu ti sei permesso di dirle che mi ero sposato con Rossella. Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Per il tuo bene, l'ho fatto solo per il tuo bene. Tra la famiglia di Francesca e la nostra c'erano delle divergenze inconciliabili. Ma tra me e Francesca non c'era nessuna divergenza, lo capisci? Mentre voi eravate presi dai vostri rancori, noi pensavamo soltanto al nostro amore, a nient'altro. Sì, proprio così. E adesso cosa vengo a sapere? Che hai tramato per separarci. Ma non hai pensato neanche per un istante all'amore che stavi distruggendo. Com'è possibile? No, non può esistere giustificazione a quello che hai fatto. Neanche quella di aver agito per il mio bene. Chiaro? Sei un egoista. Un uomo senza cuore. Ti giuro che se non fossi mio padre, ti odierei con tutta la mia anima. Paolo, per favore, no, Paolo! No, Marcella! Paolo ha negato di essere sposato. Sì, Francesca. Ma che ti ha detto esattamente? Solamente questo. Che lui non è sposato con Rossella. Avrai capito male. No, 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 ho capito bene. Me l'ha detto proprio lui. Paolo non è sposato con Rossella. Ma no, non è vero, Isabella. È sposato. Ne sono sicura. Senti, è quello che mi ha detto. Per me era sincero, non mi sembrava. E tu gli hai creduto? È una bugia. Sono sicura che Paolo t'ha mentito. Che bisogno avrebbe avuto di mentire? Isabella, ti cerca suor Angela. Ah, bene, grazie, ora vengo. Va bene. Io credo che mi abbia detto la verità. E se invece fosse vero? Ma certo! Che cosa ne dite? Quando sono arrivato a Buenos Aires ero fuori dalla grazia di Dio. Non ne volevo sapere di quella Francesca. E alla fine vengo a sapere che ha avuto un figlio da Andrea. Però non trovi strano che Andrea non ne abbia mai parlato? Alberto, mi dica, come fa ad essere tanto sicuro che quel bambino sia veramente figlio di Andrea? Perché sa... Me l'hanno detto loro, Marcella. Ah, sì? Me l'ha detto prima Rossella, poi Andrea e infine me l'ha confermato anche Francesca. Non c'è alcun dubbio, vi dico, sono nonno di un bel maschietto. Congratulazioni. Dimmi, Alberto, tu lo hai già conosciuto? Ma no. Però ho parlato con Francesca e questa sera lo vedrò. Bene. Ma allora a me non resta altro da fare che congratularmi con te. No, Alfredo, le congratulazioni da sole valgono ben poco, credimi. Che cosa? Prepara subito qualcosa da bere, invece, per festeggiare dei miei. Certo. Marcella, mi scusi, potrei fare una telefonata? Sì, il telefono è di là, si accomodi. Alfredo. Senti, questa storia che il bambino sia figlio di Andrea non mi convince. Per me quel bambino è figlio del mio Paolo. Ma cosa stai dicendo, Marcella? Sì. Sei impazzito. Francesca, non ti spaventare. Per favore, ho bisogno di parlarti, è una cosa ma urgente. Ma come ti devo dire che voglio essere lasciata in pace? Ascoltami, so tutto, so che mio padre è stato qui, è stato lui stesso a dirmelo e non capisco come si sia permesso. Ti prego, lasciami entrare, Francesca. Non posso, la mamma potrebbe essere in casa. No, sono sicuro che non c'è, l'ho vista uscire da poco. Mia madre mi ha detto tutta la verità. Mi ha detto che alcuni anni fa tu mi avevi telefonato. Mi ha detto che ti aveva risposto mio padre dicendoti che mi ero sposato, ma non è vero, amore mio.
Non sono sposato con Rossella. Puoi chiederlo ad Andrea, a chi vuoi. Ti prego di credermi. Non mi sono mai sposato perché... perché ho sempre pensato a te. Perché ti amo. Per favore, Francesca, te lo chiedo per favore, devi credermi. Allora, è tutto chiaro? Questa sera dovrai occuparti da sola di tutti gli invitati. Però, se pensi di non farcela, posso far venire dei camerieri. Che sciocchezza, Andrea. Non verrà così tanta gente. Sì, la signorina Rossella ha ragione. Comunque vedrà che anche da sola me la caverò bene. Perfetto. Sono sicuro che andrà tutto a meraviglia. Non dubiti. Mi è venuto un mal di testa terribile. Che ti succede, Andrea? Niente, ho solo mal di testa. Sai cosa devi fare? Devi andare in camera tua e riposare un po'. Io ti porto un tranquillante, così questa sera sarai calmo, rilassato e in ottima forma. D'accordo? Sì, d'accordo. È la cosa migliore che possa fare. Grazie, Rossella. Vieni, ti accompagno. Non capisco. Perché quando ho telefonato tuo padre mi ha detto che eri sposato? Perché l'ha fatto? Perché non voleva che noi due stessimo insieme. Del resto anche tua madre non ti ha mai dato le mie lettere. È stato solo il loro odio che ci ha tenuto separati per tutto questo tempo. Te ne rendi conto, Francesca? Si direbbe che si fossero messi d'accordo per dividerci. Se solo sapessero quanto male sono riusciti a farci. Quanto male mi ha fatto tuo padre con le sue parole. Ti capisco, amore mio. Anch'io ho sofferto molto. È diverso. Ti assicuro che è diverso. Perché se tu avessi saputo... No, no. No, Francesca. Non è diverso, ma non ha importanza. L'unica cosa che conta è che noi due ci amiamo e l'amore... l'amore può vincere l'odio, perché è molto più forte. Adesso tu... devi fare solo una cosa. Lasciare subito Andrea. È quello che ho fatto io con Rossella. Non possiamo separarci di nuovo, amore mio. Adesso niente, assolutamente niente ci potrà separare. Figlio di Andrea. Ma questo non mi importa. Non mi importa. Noi due vivremo insieme. Perché è questo il nostro destino, amore. Saremo uniti per sempre. Sì, è così. Saremo uniti per sempre. Ho solo bisogno che tu mi dica che mi ami. Per favore, dimmelo. Io ti ho sempre amato. Sempre. Ti amo. Ti amo, amore mio.
Buongiorno, signorina. Ciao, Francesca, come va? Allora, non ti senti emozionata per stasera? Questa sera, dici? Mm-hmm. No, non me lo dire. Da come ti trema la voce, già lo immagino. Una festa di questo genere è sempre molto emozionante, vero? Vieni, mettiti comoda. No, no, ho bisogno di parlare con Andrea, in casa? Sì, sì, è in casa. Però è a letto, aveva un fortissimo mal di testa. Certo, l'agitazione. Ha preso un calmante e ora sta riposando. Come posso fare? Io ho bisogno di parlare con lui. Beh, che problema c'è? Vai in camera sua e parlagli. Sono sicura che appena ti vedrà gli passerà immediatamente il mal di testa. No, Rossella, non lo voglio disturbare. Oh, per favore, non essere sciocca. Vieni, ti accompagno io. Su, andiamo. Andrea ha avuto molto buon gusto nello scegliere questa casa per Paolo. È davvero sì, meravigliosa. È bellissima, sì. È veramente molto bella. Salute. Salute. Al nonno. Al nipotino. Salute. Caro Alfredo, amico mio, credo che ci siano delle cose che non ci siamo ancora detti riguardo Francesca. Perché? C'è ancora dell'altro da dire su Francesca? So benissimo che Francesca è stata la responsabile della prima separazione tra Paolo e Rossella. So anche che a quel tempo mia figlia ne ha sofferto molto e che per voi è stata una grande preoccupazione. Ma vedi, caro Alfredo, sono passati molti anni e un uomo deve imparare a perdonare. Io ho perdonato. Rossella ha perdonato. Scusa, Alberto, ma non riesco a capire che cosa mi vorresti dire. Io voglio dirti soltanto che questa sera molto probabilmente incontrerai la madre di Francesca. L'Argentina, come la chiamavi tanti anni fa, ricordi? E per farla breve, io vorrei che la serata trascorresse il più serenamente possibile, perché, in fin dei conti, Francesca è la madre di mio nipote. Alberto, con l'Argentina ho già chiarito ogni cosa molti anni fa. Benissimo, Alfredo. Allora non c'è nessun problema. Può stare tranquillo. Vi aspetto questa sera a casa. Senz'altro. Non dubiti. Sarà un piacere. Questa sera verremo con molto piacere, Alberto. Saremo puntualissimi. Tu sai che noi teniamo molto alla puntualità. Ah, sì, lo so, lo ricordo. Arrivederci bene. A questa sera. Arrivederla, Marcella. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Alberto. Che Dio mi perdoni. Mm? Sì, Alfredo, che Dio mi perdoni. Però nessuno mi toglie dalla testa che quel bambino è figlio del mio Paolo. È di Andrea e basta, Marcella. Mi hai capito? Andrea. Francesca. Che sorpresa. Scusami se ti disturbo, ma Rossella mi ha detto che ti sentivi male. Un mal di testa. Mi è bastato vederti per stare già meglio. Vieni, siediti. Pensavo di vederti questa sera. Però sono felice che tu sia qui. Che cos'hai? Mi dispiace. Mi dispiace dovertelo dire, però io lo devo fare. Cosa mi devi dire? Non possiamo sposarci, Andrea. Y niego mis celos
con solo decirme un solo te quiero, me meto en tu alcoba y de amor la incendio, y cierro las puertas y te encierro adentro, y a besos te saco todo lo que quiero, todo lo que quiero, te quiero. Si tú me lo pides, me pego a tu cuerpo.